Io sono arrivato sulla porta di casa e dentro casa mia ho incominciato a sentire questo rumore qua. E credetemi, ho pensato, speriamo che sta a passare l'aspirapolvere perché io non voglio fare niente. Ho detto solo che se fa così mi brucia, ho detto strizziamola un po' questo coso, Ti prego Lince, entra in me! Ti prego Lince, entra in me! Ti prego Lince, linciala! Ti prego Lince, non sapevo che mi aspettava dentro questa casa e tutti i vicini stavano sul pianerottolo a capirlo. Guardi, sono appena arrivato per cortesia, Vieni bello! Prendi tutta a me, prendi tutta a me! Io te... Lince! Davvero? Io tazza allora, tutta cucita! Prendi tutta a me, dai! Io ho detto, che ne sapevo che era moldava questa che parla così? E lei dentro, magari moldava, io muoviamo, una situazione imbarazzante, tutti questi vicini sul pianerotto e non sapevo che cosa c'era dentro casa mia. A un certo punto Filippetti, dell'interno 15, mi dice, guarda, mi sa che il gatto se la sta mangiando, ha detto, Ce magna poco perché c'hanno due croccantini, però intanto dico, ma magari se la magnasse, ma il rumore continuava a cambiare. Vieni, vieni, Pikachu! Guarda che Pikachu c'ha le palle di fuoco, però c'è giocato con quello, che è pericoloso. È il figlio quando è giovane quello. È roba fresca, come me. Che si fa?